Sono Andrea Maderna e questo è Outcast, la voce dei videogiocatori borderline. E oggi con me ci sono, ce ne sono tre di videogiocatori borderline. Uno è Ugo Laviano. Uela uela. Arrivato miracolosamente dalle nebbie milanesi. Giù, ragazzi, non so se ce la faccio, non penso. E invece, ce e invece. Per Mario non potevi mancare. Ho preso la warp pipe, ho fatto un sacco di livelli importanti, ho fatto una shortcutona importante. Giusto, bravo. E poi, se sente la voce, abbiamo Gregory Raffa. Ciao a tutti, buonasera. E Giuseppe Colaneri. Ciao. E siamo qui per rifare la nostra format della battaglia, in cui prendiamo cose e le facciamo menare alla Kumite, alla Karate Kid o Cobra Kai, visto che ultimamente è abbastanza sulla bocca di tutti. E era un po' che non facevamo con i videogiochi, cogliamo l'occasione dell'uscita ormai imminente di Mario Rabbids Sparks of Hope, su cui, full disclosure, lavora il qua presente Ugo Laviano. Per fare la grande battaglia dei giochi in cui Mario fa cose, cioè in cui Mario non fa il platform ma fa qualsiasi altra roba, che sia i Mario Kart, gli sportivi, puzzle game, Smash Bros, tutte queste robe qua, giochi di ruolo. E la formula della battaglia, per chi eventualmente ci ascoltasse o guardasse e non avesse mai viste, è abbastanza semplice, nel senso, io ho preso l'elencone dei giochi che avrebbero dovuto partecipare, dove il criterio era giochi che non sono i giochi di piattaforma di Mario, ma c'hanno Mario nel titolo, o comunque Mario come personaggio in primo piano, diciamo, sulla copertina, nel cast. Li ho messi tutti in ordine, secondo il Metacritic, per fare le teste di serie. Ovviamente ci sono dentro anche giochi vecchi che non stanno su Metacritic, quelli ho sparsi in giro a caso, come veniva. E ho compilato il tabellone, appunto, alla Cobra Kai, e noi li faremo scontrare a scontri a eliminazione diretta, decidendo quale secondo noi ogni volta deve andare avanti. Il criterio, direi, che è quale riteniamo essere fra i due il gioco più bello, volendo mettendoci anche dentro, non so, l'importanza del gioco, tipo Super Mario Kart è stato un po' più importante di Mario Party 8. O magari no, uno può anche ritenere il contrario. Lì rissa, coltello alla gola, e aspetta un momento. Ma quindi neanche i Mario Party accorpiamo tutti assieme, cioè li facciamo separati? No, ci sarà una lunga serie di cose in cui diciamo X o Mario Party X. Okay. Come è successo nella battaglia di Nicolas Cage, che c'è stata la lunga serie dei film girati in Romania per pagare i debiti che venivano eliminati ogni volta subito. Niente, tutto qua, c'ho qui il tabellone retro cartaceo, possiamo cominciare. Ah, ecco, no, visto che c'è stato prima il mani avanti, il full disclosure, chiaramente quando sarà coinvolto nel duello Mario Rabbids, Ugo avrà il mio voto vale 5 volte. E Sparks of Hope l'abbiamo escluso. Vale 5. Chiaro, sì. Sparks of Hope l'abbiamo escluso anche perché, cioè, romperebbe l'embargo se ci fosse qualcuno che ci sta giocando e ne parla, immagino, in questo momento. Quindi no, ma sono qui appunto per tagliare la gola. e qui per controllare l'embargo, giustamente. Ecco, giusto. C'è Retro Bigini che fa una domanda: vale anche Mario Arbitro nel tennis del NES? Allora, nì, nel senso che sicuramente dentro c'è finito qualche gioco in cui proprio Mario appare in un fotogramma, però su NES in realtà poi era uscito proprio un gioco di golf che si chiamava Mario Open qualcosa, quello l'ho messo. Golf, che c'aveva Mario come arbitro, non l'ho messo. Arbitrariamente, non so. Allora, cominciamo.
subito uno scontro al vertice. Abbiamo, secondo voi è meglio Mario Party 4, che era il primo per GameCube, attenzione, o okay. Mario Golf Super Rush, che è quello che è uscito su Switch abbastanza di recente, che tra l'altro non ne ho letto, non ci ho giocato, ma non ne ho letto benissimo però. Allora, perché al lancio è uscito con pochissima... perché la politica nuova di Nintendo che il gioco sportivo, come anche quello di calcio, esce al lancio con pochissima roba e poi ti mettono robe gratis col tempo. E quindi hanno messo a fare una realtà di tutto. Non sono le uniche ragioni per cui non l'ho trovato proprio splendido, splendente. No, neanche io. Preferito altri rispetto a questo qua. Perché poi gratis è un modo per farti, per magari farti voglia di pagare l'abbonamento all'online, quindi insomma, gratis. Ma era molto poco nintendoso nei percorsi, cioè il track design era veramente molto un gioco di golf normale con i personaggi Nintendo. Quindi la modalità di corri appresso. No, è terribile quella. Non proprio... la grande idea nuova, e poi c'è un momento in cui si corre tutti come dei pazzi, si raccoglie monete, ragazzate. E poi c'è quella roba che non mi è piaciuta proprio, che ti davano quell'odore di Mario Golf da Game Boy, che ti fai la modalità carriera, tra virgolette, poi in realtà è soltanto un hub che ti blocca dei livelli andando avanti, cioè non c'è ben poco di quella roba là. Quindi insomma sta vincendo Mario Party 4, sta succedendo questa cosa? Inaspettatamente, ma... direi, forse anche un po' per l'importanza. Magari Mario Party 4 era... Lascia due per Mario Party, Fammi dare una rinfrescata un attimo. Mario Party 4 non era male. A 70 di Metacritic, per quel che vale. Non è sto Mario Party. No, infatti non è tra i meglio, però... Non è tra i meglio, non è tra i peggio. Mi sembra anche di ricordarmelo, sì. Me lo ricordo anche un po'. Va. Cioè, oggi come oggi, dovessi scegliere di fare una partita con gli amici dall'uno all'altro, sarebbe comunque Mario Party 4. Condivido l'opinione di Ugo. Vado anch'io su Mario Party 4, quindi Mario Party 4. Sì, andato. Incredibile una vittoria di un Mario Party. Poi, Mario vs Donkey Kong, il primo, quello per Game Boy Advance, contro Mario Super Picross per Super NES. Io voto quello per Advance, è il motivo, sì, così. Picross è come Picross con una veste, diciamo, sì, di una tematizzazione di Mario Party, però l'idea del gioco è Picross. Ma Mario vs. Donkey, se non sbaglio, per Mario vs. Donkey Kong era una sorta di remake della... di quel Mario vs. Donkey Kong per Game Boy. No, mi sembra che fosse quello con i mini Mario. Il Donkey Kong per Game Boy è il gioco in cui nasce, è il nonno della serie Mario vs. Donkey. Ah, ok. Mario vs. Donkey è l'evoluzione di quella cosa. Pure io voto quello perché comunque mi è sempre piaciuto come spin-off. Attenzione, abbiamo un derby. Mario Tennis Power Tour per Game Boy Advance o Mario Tennis per Virtual Boy? Allora, andrei con l'Advance. Con quello dell'Advance. Io. Erano quelli fatti da Camelot. Perché non... Però attenzione, ci sono due modi diversi di farti venire mal di testa. Cioè Virtual Boy per il 3D e Mario Tennis perché stai giocando col Game Boy con la luce che tu vedi un cazzo. Però solo uno ti fa uscire il sangue dalle orecchie, secondo vero, me. Vero. Ma rispetto a una larga a favore in realtà, perché non è il meno peggio. Secondo me era proprio carino. Aveva ancora... quell'approccio Camelot, appunto, da col single player da gioco di ruolo, dove ti facevi il personaggio, facevi nella scuola, sai, tutte queste robe così. A me piaceva un botto la roba. Super Mario Maker o Mario Kart Arcade? Cioè quello in sala giochi. Io Maker senza neanche Mario pensare. Maker. Okay. Super Mario Arcade, quello della sala giochi. Sì. È quello uscito su Triforce, tra virgolette. È quello fatto da Namco, o ricordo male? Sì, okay. Namco. Poi ce ne sono diverse, c'è tipo 3-4 diverse in sala giochi. Sì, e no, c'è l'1, il 2 e il 3. Credo di averne visto uno solo. Credo di averne giocati due diverse. Ah, no, vabbè, sì, in sala giochi mi è capitato di vederli, poi non ho la minima idea se ho visto il primo, il secondo, il terzo, perché...
Non c'aveva anche la memory card e potevi forse usarlo con forse quello per GameCube? Può essere. Facevano che ti sbloccavano delle. Tu No, ti quello è sbloccavi della roba. F0. Ah, che ti Quello è sbloccava le cose, F0 che ti fa ok. il trasferimento GameCube sala giochi, però potevi usare, mi sembra, la memory card per salvarti i risultati della pista, quelle robe là. Sì, Capito. e poi con la in sala giochi sul save ti mettono una roba che ti sbloccava le versioni da sala giochi nella versione Ah, GX. ok. Vabbè, comunque, Super Mario Maker. Mario vs. Donkey Kong 2, che è uscito su DS, o Mario Sports Superstars per 3DS, che non so neanche cosa sia. È una ciofeca Era quello della Square. fatta da Square Enix, una Ah, ciofeca fatta da ok. loro. È la bella Buono, da un paperina. punto di vista tecnico, un character design Sì, interessante. no, io Il resto, parlo però, di. infelice. Sì, Questo è esatto, felice. parlo di come ci giocavi. Mi ricordo che cioè, era quello con la pallacanestro che dovevi picchettare sopra lo schermo per La fare. Era quella pallacanestro cosa per. lì, però era carina. Era cosa lì. Comunque, vabbè, Mario vs. Donkey Kong Sì, sì, sicuramente. sì, sì. Sì, Attenzione, direi. qui abbiamo un altro derby. Mario Kart 8, quello per Wii U, contro, vabbè, Mario Kart Arcade GP2. Beh, facile. Che è un po' il fil Mario rumeno. Kart 8 sarebbe Mario Kart 8 Deluxe al massimo. No, no, no. Sì, beh, in effetti. Vabbè, anche questa penso sia facile. Paper Mario Color Splash, che è quello per Wii U, contro Mario Pinball Land per Game Boy Advance, che era un flipper, L'ho. suppongo. Sì, era carino, però vabbè, un flipperino. Sapete che io con la Splash non l'ho giocato? Io Color Splash è l'unico di quella serie che non ho giocato. L'ho Anche comprato, io, quindi non ci però. abbiamo giocato, ma sulla fiducia di Sulla dire fiducia carino. è meglio del flipper per Game Boy Advance. No, ma il flipper era caruccio. Capricito e simpatico. Allora, questo è Colore, bello. surreale. Proprio come confronto. Puzzle and Dragons Z più Super Mario per Questo l'ho 3DS. giocato a sangue. Attenzione, attenzione. Contro Dance Dance Revolution Mario Mix. Allora, io Dance Dance Revolution Mario Mix l'ho comprato, penso di averci fatto una partita e poi l'ho rimesso nella scatola. Ugo, che erano i tuoi anni d'oro sulle riviste. Miei anni d'oro sulle riviste, essendo un giocatore di Puzzle and Dragons, dico questo era reskin in chiave Super Mario, che mi piaceva molto, per me è quello, perché oltretutto era fatto bene come prendiamo l'universo di Mario e ce lo mettiamo dentro come regoline, cosine aggiunte, funzionava rispetto a Mario Mega Mix che mi ricordo anch'io come, ah vabbè ci sono quelle due o tre canzoni Nintendo, Simpa, c'è cioè Mario sulla confezione che fa la breakdance. E boh, e abbiamo Io finito. sì, voto Puzzle and Dragons, dai. Voti Puzzle and Dragons? Vabbè. Mi sembra starci, dai. Io mi astengo non sapendo niente di entrambi, per cui. No? Se Fiorina non è d'accordo, Fiorina Remix, probabilmente un tappetino da grattare. Poi, allora, Ugo, astensione, Mario Rabbids Kingdom Battle contro Mario Tennis per Game Boy Color. No, cara, brutto. Dai, andiamo su No, Mario. mi è piaciuto più Rabbids, però Mario Tennis per Game Boy Color è tanto cuoricino insieme a Mario Golf. Ah, Lo vedo proprio in sofferenza. io con Camelot c'ho sta roba qua. Vabbè, io voto Però Mario io Rabbids. voto. Sì, voto anch'io Mario Rabbids. Comunque. Ok, sopravvissuto al primo turno. Se andavamo fuori al primo turno, domani non mi potevo presentare in Eh no, ufficio. c'hai ragione, c'hai ragione. Super Smash Bros., il primo per Nintendo 64. Vabbè, contro Mario e Sonic alle Olimpiadi di Sochi. Vabbè, Il primo non c'è Smash. neanche. Che non un brutto gioco di Non era Olimpiadi. male, non era male. No, no, per Non era un carità. brutto gioco di Olimpiadi, però cazzo, l'altro ha definito un nuovo genere. Anche qua, insomma, Mario Kart 8 Deluxe contro Dottor Mario. Quello per NES proprio. Ah. Questa è però una Io non sono sfida, mai. Allora, Sì. io dico 8 Deluxe perché è troppo.
Però, cioè, comunque Dottor Mario il primo non era, cioè, ancora oggi Sì, ci però gioco ogni tanto, infatti. insomma, secondo me non è neanche sta meraviglia di Puzzle Game, cioè nel Posso dire ancora filone. i puzzle game più brutti che io abbia mai sono appassionato, io Dottor Mario non l'ho mai capito, cioè, come potesse piacere proprio la meccanica, le regole, le macchine sotto l'ho sempre trovato sporco, cioè un buio brutto, È un proprio colo, sporco. è un colobus storto, mettiamolo così. Mamma mia, proprio... Però dai, Ecco. no, non è così, va. Però Quindi è un vabbè. puio Contro un Mario Kart della brutto e un Madonna, perché colobus stiamo storto. No, no, parlando? rispetta a Mario Sacco Kart la presa del PC, me ne vado, che cazzo sono tornato a casa 8. Mario presto, Kart perché 8 dopo sarò Deluxe. magari in ufficio. Dottor Mario, Va cioè, bene, Mario io ho Kart 8 aspettato il dottor Deluxe. Mario perché voi tutti l'avete bistrattato, poverino, se non altro per l'importanza storica del brand e per la colonna sonora. Ma quale brand? Uno dei pochi che hanno provato a ricicciare anche in chiave mobile, guarda un po', fatto cagare anche quella Quello versione. è brutto davvero, Mario Kart. Ma comunque sono sempre stato scarsissimo, dottor Mario, in ogni caso. Non sei scherzo, tu è scarso il gioco. No, Quello infatti. Allora, attenzione, abbiamo uno scontro su 3DS. Super Mario Maker per 3DS contro Mario Party Star Rush, che non ho la minima idea di come sia fatto, io però. non ho la Mario minima idea. Maker, senza neanche pensarci. Sì, però teneva una ciofeca incredibile che mi pare non potevi farlo scegliere dei livelli. Pro Veramente? 3DS, sì. Attenzione, scusate, in chat c'è Retro Bigini che dice Dottor Mario è il mio puzzle preferito della vita in tutte le sue incarnazioni. Tra l'altro, vita maiuscolo, quindi forse vuol dire che ci ha giocato su PlayStation Vita, non lo so. Ho il partito Vita, quello che si è candidato alle elezioni. Dottor Mario, Retro Bigini, ma ti ho sempre considerato una persona di buon gusto. Retro Bigini, io sono d'accordo. Ragazzi, mi ricordo davvero sta roba che non si potevano condividere i livelli. Beh, però secondo me anche questo grosso difetto lo fa rimanere sopra Mario Party Star Rush. Sì, vabbè, Tanto... sì che sarà il Ma tra riciclo l'altro, ma... del riciclo. cioè, io capisco, però, ma qual è il senso di un Mario Party sulla console portatile? Che ognuno gioca sul suo schermo, in realtà poi no, non mi ricordo com'era, sinceramente. Pensando a delle cose di game design, puoi fare del game design asimmetrico, ognuno Sì, è sulla propria vero, cosa. sì. No, in Sì, ma effetti sì. poi Ma al limite c'è pure. secondo Comunque aveva anche me un c'era anche online. l'online, Aveva anche un esatto, c'era anche online. l'online. E comunque probabilmente avrà avuto la cosa che con una cartuccia magari potevi giocare in quattro, probabilmente anche quella cosa lì. Stavo inventando per salvare questo Mario che poi si scopre nella storia di Mario Party per DS è solo single player, tristissimo, grafica niente. La fidanzata di un mio amico ci giocava tantissimo, ci giocava single player, non so come facesse perché secondo me io ricordo cos'era il primo Mario Kart, sì, Mario Kart, Mario Party per GameCube me l'avevano dato da recensire, anzi no, me l'avevano dato come tipo premio perché avevo fatto delle cose ma non c'era bisogno della recensione e io tipo ho aspettato 10 giorni prima di aprirlo perché non c'era nessuno che venisse a casa mia a giocarmi, io non ho avuto neanche la cosa di dire lo provo, non mi interessava giocarci da solo. Vabbè, dai, andiamo avanti. Mario Kart 7, quello per 3DS, giusto? Sì. Contro, attenzione, una colonna proprio, Mario Teaches Typing 2. Ok, beh, è difficile, è difficile. Non so, perché Mario Teaching Typing 2, cioè... Tanta roba. Ci ho imparato a Esatto, ho scrivere. imparato a scrivere così. Allora, Mario vs. Donkey Kong Mini Land Mayhem per DS Ah, bello. contro Mario Party Island Tour per 3DS. Cioè, qua proprio Che siamo a cazzo è? livello film romeno contro film cecoslovacco. Ripetimi il primo che me lo sono un attimo Allora, perso. è Mario vs. Donkey Ok. Mini Land Mayhem, che è quello Ah, per ok. DS. Allora, questo è quello con i DS. pupazzetti Sì. di Mario, forse. No, l'avevano tutti, però questo è il primo dove loro funzionano come Lemming e fai livelli. Ok. Ok. Mentre Sì, vabbè, contro l'altro. quello. Dell'altro Ma non c'erano i era mini Mario, però dovevi Seco? salvare. O sbaglio, fammi vedere su Google. No, no, ma già da March of the Minis, che è il secondo, ed è quello per boh, cos'è, per DS, già lì ci sono i mini che camminano e vanno in giro e si vanno ad ammazzare tipo Lemmings. Sì, ed era per DS.
Mentre il primo, Mario vs. Donkey, è quello ancora stile il Donkey Kong del Game Boy, che devi solo trovare le chiavi, eccetera. Vabbè, comunque, dai, cioè, secondo me, un Mario vs. Donkey senza sapere quale sia vince contro un Mario Party senza sapere quale sia. Non so Esatto. se... Mario Party, per farlo tirare su, bisogna andare sulla nostalgia Nintendo 64. Eh sì, eh E sì. allora ci sono i ricordi di tabelloni, raduni, quelle robe là che ti danno tutta. Adesso torna in campo Retro Bigini perché abbiamo Dottor Mario Online RX, uscito su Wii come scaricabile, WiiWare, contro Mario Party 5 per GameCube. Ed ecco che Mario Party alza la cresta. Io invece vado sempre su Dottor Mario. Guarda, voto anch'io Dottor Mario perché i Mario Party del GameCube, non so perché, non ci ho mai giocato, mi stanno sul cazzo. Ma io un po' ci ho giocato bene o male, ci ho giocato a tutti, però Poi... si portano sempre dietro quelle cose in Mario Party che minchia ti rompevano i coglioni con aspetta il turno, il dado e questo e quello, tutte le volte veramente noiosissimi da in quel realtà punto di ne ho vista. Quindi giocato. Ho giocato a uno per GameCube, non saprei dire se il 4, il 5, il 6. Ricordo che non mi era piaciuto perché nella mia testa dell'epoca l'avevano complicato troppo rispetto a come era Mario Party nei primi. è merito Troppa il roba. 7 questo? Il Questo che 7? stiamo dicendo adesso è il 5. Ah, il 5, non il 7, Beh, mi scusa. piace perché Ugo va a documentarsi, Ah, giustamente. che voglio almeno ricordare perché magari ce ne sono alcune particolarmente simpatie e È qualcune no. il secondo uscito su GameCube. Io sto andando su Google Immagini, ma non hai YouTube. Allora, eh no, è questo mi sa quello che mi sta sui coglioni, che invece che c'erano le capsule. Il robot che le vendeva, non lo so, boh. Vabbè, comunque io voto Dottor Mario. Anche Io voto Mario io. Mario Party. Party. Io voto Mario Party. Dove Ah, sta? c'è il primo stallo, Lancio la guarda. monetina. Stallo. Allora, se esce morto, vince Dottor Mario, perché non è riuscito Dottor Mario a salvarlo. Allora. È uscito vivo. Quindi... Ah. No, Mario Party. Quindi alzava la cresta Mario Party, Oh, incredibile. ragazzi, abbiamo già due Mario Party che hanno... Cioè, quelli portatili proprio non li diamo di uno sguardo, quelli casalinghi Il vanno momento della verità, Mario Party comunque te la bussa. Donkey Kong Junior, il coin-op storico, Ok. in cui Mario fa il cattivo, tra l'altro. Vabbè, contro Mario Early Years, un educativo per PC. Ovviamente. Vabbè, io Junior. Eh sì, dai. Mario e Luigi Dream Team, che è quello per 3DS, contro Pinball per NES. Il flipper. Beh. Sì, dai. Oh, mi piacciono questi scontri che vanno via sereni, senza discussioni. Mario e Luigi Superstar Saga per Game Boy Advance. È il Il primo? È il primo, sì. primo. Contro Mario Golf per Game Boy Color. Ah, siete cattivi però. Ah, sì. Ah, per me Superstar Saga Allora, senza per me dubbio, Superstar Saga. piazzato forzatamente al primo posto della classifica dei migliori giochi per Game Boy Advance NRU per un sacco di tempo. Allora, L'ho amato follemente. anche a me, però ancora una volta aspetto, voto anch'io quello, però aspetto una lancia per Camelot, come al solito. Però sì, è bellissimo. L'ho rigiocato allo sfinimento. È proprio bello. Superstar Saga totale. Fagiolandia. Va No, era bene, bellissimo. quindi Superstar Saga. Sì. Vabbè, anche qua penso sia pa Paper Mario Sticker Star per 3DS contro Mario e Sonic alle Olimpiadi di Rio. Io voto le Olimpiadi di Rio perché mi ha fatto veramente cagare. Mi ha fatto veramente cagare Sticker Sticker Star. Star il più debole di tutta la serie che ho giocato. La gestione di Però lo Sticker era un'enorme metto rottura di comunque sopra palle. i giochi di Olimpiadi. Io non ho giocato quello Wii U per colpa di Sticker Star perché mi ha fatto talmente tanto schifo, ho detto Voto anch'io le Olimpiadi per far passare un turno a Sonic. Quella volta che Sonic è stato meglio di Mario. Pensa un po'. Che cosa ci si è dovuto inventare? Beh, no, probabilmente no, in realtà è meglio di Luigi perché è Mario e Luigi contro Mario e Sonic. Allora, io devo essere onesto. Uno l'ho giocato, l'ho quasi finito. L'altro non l'ho toccato neanche con uno stick. Quindi voto Sticker Star Saga, anche se ma stai mettendo un Ok, mappa. allora facciamo la monetina e se esce il morto passa Sonic.
ed esce il vivo e quindi passa Sticker Star, mi spiace Giuseppe. La grande occasione di Sonic. Pensa se Sonic arrivava alla fine, nel finale nel tabellone per qualche mistero alchemico incredibile. È che prendeva anche lui la Warpipe ed era in finale con i giochi olimpici. Allora, Mario Kart Double Dash, che è quello per GameCube, giusto? Sì. Contro Mario Paint, quello per Super NES col mouse. Ah. Mario Kart gli sgomma allegramente in faccia lasciando gli scie di banana, però l'editor di suoni di Mario Paint ancora ci fanno le canzoni su. No, pensavo ancora mi ci faccio le pippe. No, no. Mario e Donkey Minis on the Move per 3DS. Aspetta, fammi cercare. Che sarà il quarto tipo sì, dei... è Minis, ma c'è ancora là. Quella serie là è quello per 3DS. Minis on the Move. È però non c'è coso. Non, il cattivo non è Donkey Kong. Però insomma. No, era tipo. Evoluzione, è tutto cambiato. Sì, sì, no, l'ho appena visto. Me lo ricordo che ci ho giocato. Era tipo Chuchu Rocket alla fine. Se dovevi mettere queste tile. Contro Mario Party Top 100 per 3DS. Odio le compilation, quindi vado. No, ma poi i Mario Party portatili non proprio no, perdono, non c'è niente da fare. Mario e Sonic alle Olimpiadi invernali contro Mario Hoops 3 contro 3 per DS. Che era quello l'unico centrato proprio solo sul basket di Square Enix. Sì. E vince le Olimpiadi per me. Anche per me. C'è giocato un botto a quello là, le Olimpiadi invernali. Era carino. Ok, attenzione Sonic, allora, passa un mi accodo, ok, così facciamo passare Sonic, dai. Oh, Mario era Kart... l'ultimo delle Olimpiadi, era l'ultima occasione. Eh sì, secondo me ce n'è ancora una. Vabbè, comunque, Mario Kart 64, attenzione, contro Mario Cement Factory, il Game of Watch. Vabbè, ma che sono teste di serie queste, Mario? Questa è la testa di serie Mario Kart, la testa di serie è Mario chiaro, Kart. Ma questo è proprio buttato nel cemento da subito da titolo. Gambaletti di cemento nelle fondamenta del palazzo, Mario Mascoso. Origami King com'è? Paper Mario Origami Bello. King. A me era più è bellino, diventa un po' pesante sul finale. Certe battaglie sono con i boss diventano. Però secondo me contro Super Mario Wacky Worlds per CDI... Eh sì, ho come l'impressione che sono Mario. Anche se è un gioco importante. Qual è? Ah no, ma tra l'altro, attenzione, questo era il platform game che alla fine non è manco uscito, per cui... Non doveva neanche esserci, questa è una leggenda metropolitana che si è infiltrata. Gironi truccati. Mamma mia, che cose brutte che stiamo assistendo. Giuseppe, Mario Golf per Nintendo 64 contro sempre su Nintendo 64 Mario Artist. Vabbè no. Beh, dai. Io Mario Golf ci ho giocato veramente tantissimo su Nintendo 64. Sì, quella bella. Ho giocato a casa Maderna. È vero. Gli infiniti Mario Party, abbiamo il 10 per Wii U, contro Mario Tennis Aces, che è quello per Switch, che comunque non se n'è parlato benissimo di questo. Il quale? Ripeti un po'. Mario Aces. Tennis Aces, quello per Switch. Io ci ho giocato un po' là. Ah, quello per Switch. Io voto Mario Tennis. Voglio Mario Tennis e io mi ci sono divertito online. Ok. Mario Luigi Partners in Time per DS contro Mario Party Game Boy e Reader. Vabbè. Wow, ragazzi, ma qua ci sono delle cose che non mi ricordo neanche di aver visto. Comunque è bellissimo perché... Se è una battaglia, queste sono i vari minion tipo della mano che sputano quando all'infinito. Allora, Mario Golf World Tour per 3DS contro Mario Tennis Ultra Smash per Wii U. Io Mario Tennis Ultra Smash per Wii U non ci ho giocato. Manco io. Sì. Non era Mario. L'altro, scusa, hai detto che è? Mario Golf World Tour per 3DS. Adesso ho giocato e non è riuscitissimo, però almeno l'ho giocato. Vado comunque su Mario Golf.
Sto guardando. Allora, per quel che vale, come si dice, Mario Golf c'ha un buon Metacritic, Ultra Smash ce l'ha insufficiente. Ah sì, addirittura. Sì. Allora, fermiamo aspetta. Vabbè, sì, vado anch'io su Mario Golf comunque. Ok. Abbiamo un altro Mario Donkey, Tipping Stars, che è quello per Wii U. Ok, Oh, con memory. come? No, No, mem memory. ah, contro Mario Tennis Open per 3DS. Non ho la minima idea di come siano entrambi. No, Io buio. avrei direttamente di moneta, vai. Buio totale. Vai, io vado di Mario Donkey perché mi stanno più simpatica come serie rispetto a Mario Tennis. Proprio così, a cazzo. Ah, ti seguo, va. Dai, Sì. No, vabbè, ma i Mario Donkey comunque sono bellini, poi a me è vero, piacciono questi sono sempre i belli. puzzle game, quindi comunque secondo me vince sempre un puzzle game se è caruccio. Mario Kart Wii. Quindi non Dottor Mario. Eh no, Mario Kart Wii contro Mario, vabbè, Mario Picross per Game Boy. Va bene, Mario Mario Kart Kart Wii Wii. comunque è un giocone. Mario Golf per GameCube. Ma io comunque non Molto avevo buono. memoria che fossero usciti tutti sti Mario Molto Golf buono. contro Molto Mario buono. Time Machine, che è una roba per PC educativa. Madonna, che Quello per merda. GameCube aveva una feature fenomenale che erano i fumetti che ti rompevano le balle. Tu stai tirando, gli Multiplayer, altri sì. giocatori possono far uscire i fumetti. Adesso sbagli! Ma poi lo vedono A tutti. invadere lo schermo, cioè a coprire la UI che non vedi dove cazzo stai tirando, ed è tutta un'invasione di fumetti. Tipo l'era perfetto. Ma Era poi farsi prendere la era. mano, perché io mi ricordo che su Nintendo 64 gli altri potevano al massimo fare le voci, fare Sì. invece Sì, lì ma qua hanno. sono fumetti, UI che entra a schermo mentre tu stai tirando. Però mi ricordo che era bello, molto bello quello perché Allora, è GameCube. proprio molto bello. Sì. Allora, qua mi sento di dire che Super Mario Maker 2 vince contro Mario is Missing. Vabbè. Tra l'altro Mario is Che. Missing in realtà tu usavi Luigi. Cioè, Eh sì, beh, del resto Mario is missing. Mario era giusto nel Esatto. esatto, solo nel titolo Mario. Mario Luigi Paper Jam per 3DS contro Mario Party 7 per GameCube. Allora, io Paper Jam non me lo ricordo. Io me lo ricordo, fammi vedere se era uno di quelli che mi è piaciuto molto, uno di quelli che mi è piaciuto poco. Quello per 3DS era un po' l'offetto, però era carino, dai. Era quello dove c'erano sia Mario Luigi che Paper Mario e Paper Luigi. Sì, Ah, ok. Ah, ok. Simpatico, dai. sì. Paper Sì. Mario per GameCube, Thousand Year Door, Ah, contro Mario Kart Arcade GP. eh no, Thousand Year Door subito. Ok. Super Mario Party per Switch contro, vabbè. No, attenzione, questo. Eh no, qua vi voglio. Qua voglio Ugo, che secondo me tu sai cogliere le sfumature. Super Mario Party per Switch o Mario Party 8 per Wii? Io Mario Party Allora, 8 l'ho giocato ed è bello. anch'io quello dello Switch. No, io ho quello Abbiamo 8. mancato il Ah, 7 che scusa. mi ricordo. Il 7 era quello col microfono per GameCube che mi sembrava una grafica. L'8, fammelo rifrescare un attimo. Ce l'avevo, ce l'ho in realtà, ma ce l'avevo perché parte delle mie cose sono finite in casa di altre persone e non sono Beh, ancora però riuscito a recuperarle. Mario Party 8 era buono, aveva delle Ragazzi, però, belle tappe. Super Mario Party ha il roster di personaggi più grande della serie. Si torna alle origini con i personaggi che vanno in giro senza la macchina, fregoglioni. Ed è il primo con il multiplayer online. Però attenzione, è il primo. Ma senza l'otto non sarebbe mai esistito. Ma è il primo col multiplayer online. Ma non puoi fare il tabellone online, solo i minigiochi. Grande Nintendo. Grande Nintendo. Entro un po' nell'ottica raccoltona che non piace a Esatto. Polanelli, ma Mario, voto Mario Party 8 per Wii. anch'io voto Mario Party 8 per Wii perché mi ricordo che non solo l'ho giocato, ma mi era pure piaciuto. Cioè, Sì, c'era una a me è piaciuto bella un faccia di sacco diversa. io. A questo punto ti chiedo, Mario Party 9 per Wii?
contro, attenzione, che Dottor Mario Miracle Care, che è quello per 3DS. Insomma, ma sembra tipo Vabbè, io vado comunque su Dottor Mario. Sembra di spin-off di AR. Nettamente superiore, cioè almeno ci si può divertire. Mario Party No, Mario Party 9 sì, nonostante era quello con la con il fuoristrada dove si arrivano tutti, che non ho capito. Sì, sul Mario Pucinellone per strada, sì, Mario Party 9. Mario Golf Advance Tour, quello per Game Boy Advance, contro Mario the Juggler, il Game & Watch. Advance Tour. Tra l'altro io ho un aneddoto su quello del Game Boy di Mario Golf. Se in alcuni percorsi, adesso non ricordo quali, nelle classifiche ci sono io. Nella classifica c'è Gretta, perché all'epoca un mio amico lavorava in Nintendo, in Nintendo come game tester, e allora testando il gioco ci aveva inserito il mio nome e anche il suo nick, e quindi in tutte le copie di tutti i Mario Golf per Game Boy ci sono io in alcuni. Ma sa tutto, Mario Golf Advance Tour, passa lui perché aveva il motore grafico di Golden Sun. Sì, ma poi è proprio un buon gioco. Ok. Mario Party Superstars, che non è Super Mario Party, anche se sono entrambi su Switch. O attenzione, Mario Party Advance. Madonna. Vabbè, no, Mario Party Advance. Allora, posso dire una roba? Quello non ha proprio senso. Ci attorni a tutti i presenti, ma se non fossimo dei cialtroni di merda, sarebbe bello una battaglia del genere di tutti i Mario Party, ma con gente che li conosce molto bene e si mette a discutere seriamente dei videogiochi. Di ogni no, però quello, cioè il tabellone che è uno dei più belli della serie, ma il quinto dado a rotazione cosmica con Piruro è il miglior dado di sempre. Come fai? Mi permetto di dire di avanzare qualche riserva su sarebbe bello. secondo me sarebbe bello, sì. Però, dai, allora io almeno avete accesso a uno che arriva qua e si incazza perché siamo superficiali. E giù che ti dice ogni singolo cosa, ma come adesso ti faccio l'elenco? Immagina nei commenti YouTube tipo arriva comunque non mi piace come viene trattato i Mario Party. Immagina il telo quando parla della balistica, delle robe dei morti, con tutti i sottosistemi, ma su tutti i Mario Party. No. Qual era l'alternativa? Mario Party Advance. E la professionalità invece. Sono sicuro che Mario Party Advance con 4 cartucce l'adattatore si poteva giocare. Comunque ci tengo a dire che Mario Party Superstars è l'originale per Switch. No, è il seguito. Super Mario Party è l'originale, quindi questo è il seguito, è derivativo. Io farei Mario Party Advance, che è l'unico per Game Boy Advance, è il primo portatile. Poi non è una raccolta, a te Giuseppe stanno sul cazzo le raccolte, no? Esatto, no, allora Mario Party Advance. Oh, facciamo... dai, così, ok. Ok. Mario Tennis, quello per Nintendo 64. Hotel Mario per CDI. Hotel Mario, ragazzi, è un incubo, non so se l'avete mai visto. No. Incredibile. È una disgrazia, un incidente stradale. è proprio sbagliato tutto, cioè una cosa paurosa. Sembra un disco che ha subito una scossa elettrica, un hard disk, su cui provi a recuperare dati e tutto quello che esce è maciullato. Cioè le dispersioni di video, immagini rotte. Quello è Hotel Mario. Mario Party 3 per Nintendo 64. Secondo me è l'ultimo bello. Sì. È molto bello. Non l'hai detto. L'ultimo originale. Contro Fortune Street per Wii. Ah, e vabbè, Fortune Street è praticamente un Mario Party con i personaggi. Sì, è una specie di Monopoly con i personaggi anche della Square, no? Sì, quindi comunque sì, anche sì. A cazzo. Mario Party triste, infatti. È quello è fatto da Square, no? Sì. Sì, perché posso... c'erano tipo anche i personaggi Square insieme a quelli di Nintendo. Sì, perché in realtà era una serie che esisteva, in questo episodio ci ha messo dentro anche i personaggi di Nintendo. Io assolutamente in maniera disinteressata voto per Fortune City, perché
il coraggio di mescolare IP diverse va premiato. Bisogna avere razzismo verso queste commistioni di personaggi e universi diversi, bisogna aprire il cuore, ed è per allora questo che Kingdom Hearts è una delle serie che più detesto. Allora io voto invece Mario Party 3 perché era molto bello, però ho giocato ignobilmente tanto a Fortune Street. Io Mario Party 3 anch'io, vai. Ok, anch'io Mario Party 3. Super Paper Mario, che è quello per Wii. Bello. Vabbè, contro Mario Teaches Typing 1. E vabbè, l'importanza, secondo me quei giochi lì ci dovrebbero, esatto, stiamo parlando di comunque uno spin-off contro un gioco totalmente un gioco seminale. Mario uno che è un pioniere che ha aperto la strada a tutta una serie di cose, e l'altro è... Ok, Mario Strikers Charged, che è quello per Wii, contro Dr. Mario World, che è quello mobile. Io ringrazio che su Wii non c'è il log delle ore. Ho giocato. Io non l'ho mai toccato, ma voto lo stesso Mario Strikers Charged per principio. Ho giocato Mario troppo. Solo per l'animazione del Io avevo comprato il GameCube con Mario Striker perché mi piaceva il GameCube bianco, e facendo la somma di quanto costava il gioco e un joypad, praticamente ci ho comprato anche il GameCube. Quindi, siccome volevo un altro joypad, ho comprato direttamente la console. E era il mio terzo GameCube, tra l'altro. Beh, un'ottima mossa. Mario Party 6. Libereremo mai. Ma perché poi a un certo punto ne abbiamo fatti vincere diversi, riproporranno Mario Party 6, che è il terzo per GameCube, contro Mario Super Sluggers per DS e Wii, che è quello del baseball. Il baseball, perché DS e Wii? È un gioco diverso. Tra l'altro non era mai uscito in Europa. Anche le Olimpiadi sono diverse fra DS e Wii, però io voto Sluggers. Non è male. In Inghilterra è uscito, mi pare. Non è uscito in Italia. Vabbè. Non è uscito in Italia. Uscito in Italia, noi in redazione americana l'avevamo giocato abbastanza. Non era malvagio. Non era male, era molto carino, secondo me. Vabbè, l'avevo Sluggers. Qual era? Scusa, e Mario Party 6. Era... No, è vince Sluggers, perché mi dispiace. Mario vs Donkey Kong Minis March Again, che è quello... Anche questo però basta. Attenzione, è quello scaricabile per DS, quindi per DSi. Sì. Ce l'ho. Contro Mario's Game Gallery. Ah, carino. Cos'è? È una specie Game di Watch. Game & Watch. Okay. Era la collezione Mario. Di Game & Watch di Mario, no? Sì, sì. Esatto. Io invece voto un'altra volta Mario. No, ragazzi, no, è una roba per PC pubblicata da Interplay, uscita poi anche su Mac, pensate. Con dentro, con Mario, c'è la dama, Backgammon, Go Fish, che bello, che bello. Domino e Yahtzee. No, contro l'altro qual è? Mario March Minis Again DSi. Quello per dire, e vince questo per PC. Sì. Però c'era quello lì dei Game & Watch, allora chissà come si chiamava. Si chiama Game & Watch Gallery. Esatto. Ah, quindi, ok. Quindi cosa vince? Io ce l'ho già preso. A simpatia quello per PC super spurio. Apprezzi lo sforzo. No. Ma sai che guarda, ti vengo dietro. Io invece voto contrario esatto. Perché quello di DSi ci ho giocato un sacco ed era carino. Esatto. Allora, se esce morto, vince il gioco per Mac. Ed è uscito morto. Attenzione. No, porca no, ma dai, ma questa è un'ingiustizia. Ma questa è una mossa pazzia, secondo me. Questa quando mi hai detto Black Game, mi ha svoltato la serata. Allora, Mario e Luigi Superstar Saga più Bowser Minion per 3DS o Mini Mario and Friends Amiibo Challenge. Esiste questa cosa? Sì, però quelle cose che poi ci metti e Knuckles alla è uno spin-off dei Versus, gioco gratuito scaricabile per 3DS e Wii U, in cui si gioca come Mario contro Donkey, però devi fare le scansioni degli amiibo dei personaggi che usi nel gioco. Quindi un altro Mario contro Donkey? Eh sì.
Quindi, no, io... quindi il Mario vs Donkey gratuito perché così ti convincono a comprare gli Amiibo o la riedizione per un'altra console di un Superstar? Di un Mario Luigi Superstar, perché comunque Superstar solo perché, non... solo perché Superstar altrimenti avrei votato era un giocone della Madonna. Sì, sì. Ok, ok, più Bowser Minion, più Bowser Minion. Mario e Luigi Bowser Inside Story per DS. Bello. O NES Open Tournament Golf, anche noto come Mario Open Golf, che era allora, il golf per NES Inside Story, cioè inside. Gioco esplori il column di Bowser. Esatto. No, è bellissimo. È bellissimo, però su NES Golf, NES Open si chiamava, c'ho cioè un sacco di ricordi perché è il terzo gioco che mio padre comprò per il NES. E ci giocavamo un botto. Intanto RetroBG dice forse si potevano escludere Mario Party, ma secondo me si perdevano dei momenti di ilarità. Oh, allora pure sì. Mario vs Donkey Kong. Ma infatti, infatti. Durava la metà questa puntata. Gregory, ti voglio carico. Dottor Mario Express per DSiWare, quindi scaricabile su DSi, contro okay. Mario Sports Mix per Wii. No, io vado su Dottor Mario. Anche perché non ho un grande ricordo in Mario Sports Mix, eh? Non mi ricordo manco che... È un misto di vari giochi, è il primo gioco di Mario con dentro dodgeball e pallavolo. Ah no, ci ho giocato, sì, con la pallavolo, mi ricordo adesso, sto vedendo gli screen, me lo ricordo. Mm-hmm, e voto Mario Sport Mix. Attenzione. Anch'io, cioè, un paio erano pure divertenti, se anch'io ho avuto Mario Sport Mix. Vabbè, a questo punto io mi unisco all'accanimento contro Dottor Mario. Retro Bigini, mi dispiace, io ci sto provando. Ma è mica colpa tua se il dottor Mario è una merda. Mario Party 2. Non se ne fare carico. Mario Party 2 per Nintendo 64, attenzione, il mio Mario Party preferito, contro Mario No Photop per Nintendo 64, che era una roba in cui facevi il ritocco delle foto. No, bellissimo, no. Il Photoshop di Mario. Aspetta, ma era quello per Disk System? Forse. Pensa se qua perdiamo la gioia di Joker del suo Mario Party preferito per una roba struzza di foto ritocco di Mario. No, cioè, non era per il disc, sarebbe dovuto uscire anche per il disc, suppongo. Com'è che si chiama esattamente? Ridimmi un po' il nome. Mario Foto... Mario No Photopi, è uscito solo in Giappone. Okay. Sì, insomma, ritocchi le foto, componi foto usando vari materiali. Ok. Io me lo ricordavo per 64DD, uno dei quattro giochi usciti per 64DD. Forse ne era uscito anche una versione. Mazza, l'orrore di quelle icone. No, è buona coscienza. Vabbè, io voto Mario Party 2. Vai, Mario Party 2. Anche se poi ci sentiremo ancora Mario Party. Bello fare gli strozzi, ma insomma non a questo. Allora, Super Mario Strikers per GameCube o Mario e Sonic a Londra? Strikers. Ok. Mario Party per Mario Party Nintendo DS o Mario e Sonic a Londra 2020 per Nintendo DS? Li ho separati. Guarda che il primo Londra non andava bene, però quello 2020 è tanta roba. Ok, ma perché erano due giochi diversi? Ma no, sto perculando, perché non vedo perché io stavo pure venendo dietro. Quindi cosa facciamo? Non so perché c'è due volte Mario e Sonic Lone, c'è stato un copia e incolla sbagliato. Aha, ok, allora... Facciamo vincere la sorpresa a Mario Photopi. Invade un'altra categoria, passa di corsia, si mette sulla corsia. Va bene, lo metto qua. Dai. Mi piace. Mario e Luigi Bowser Inside Story più Bowser Jr. Journey per 3DS o Mario's Bomb Away? Vado su sicuramente su Mario e Bowser. Secondo me Mario's Bomb Away è uno di quelli educativi. Esatto. Infatti sto cercando di rinfrescarmi la memoria. Ah no, è un Game & Watch. È il Game & Watch quello che dovevi tirare le bombe che arrivavano. Ho capito. Vabbè, ma no, sì, vabbè, ci hanno ficcato Mario dentro, ma no, vabbè, dai. Ok, allora, Inside Story.
Mario Power. No, Tennis. Ma poi è Mario con l'elmetto militare, cioè proprio no, veramente uno triste, dei Mario più tristi di sempre. No, no, mi dispiace proprio. Mario Power Tennis per GameCube o Wrecking Crew per NES? GameCube. Power Tennis. Mario Kart DS o Mario e Wario? Mario Kart DS. Mario Kart DS. Mario Wario era carino, era quello del secchio sulla testa, tipo... Sì, per il mouse. Ecco, diciamo, quei quattro giochi col mouse anche lì. Che era bellino, però Mario Kart DS è stato fantastico. Mario e Sonic alle Olimpiadi, l'originale, attenzione, anche qua un gioco seminale, o Mario Kart Live? Mario Kart Live è quello per telefoni, faceva schifo. No, quello tuo, no, perché chiama. No, Mario Kart Live è quello che hai la macchinina che gira per il salotto. Mario Kart Live. Io voto quello perché l'avevo voluto tantissimo. Il terrore dei gatti. Super Smash Bros. Per 3DS o Mario Superstar Baseball per GameCube? Quello per 3DS. Che poi è uguale a quello per Wii U, se non sbaglio. Era un miracolo quel gioco. E attenzione, stiamo finendo il turno. Mario Party, l'originale, o Mario Kart Tour Mobile? Il seminale Mario Party. Il seminale Mario Party. O il defecale Mario Party. Il seminale Mario Party. Però io ho bistrattato Mario Kart Live, invece l'ho apprezzato. Mario Kart Tour? Ah, ok. Sì, perché secondo me il Tour, quello mobile, perché secondo me il feeling di controllo è quello che faceva, per quello che doveva fare su mobile. No, ma è un buon adattamento alla fine. Ok, dai, secondo turno. Paper Mario, l'originale, contro, vabbè, Mario Party 4. Paper Mario. Anche se Mario vs. Donkey per Game Boy Advance contro Mario Tennis per Game Boy Advance. Mario Tennis. Io avrei detto Mario vs. Donkey. Sì, però dico anch'io Mario Tennis. Forse anche solo perché ce ne sono altri 112 di Mario vs. Donkey. Sì. Mario Maker contro, per l'appunto, Mario vs. Donkey 2 per DS. Mario Maker per me è tanta roba, sì. Mario Maker, secondo me, è un quotato per arrivare parecchio avanti. Mario Kart 8 o Paper Mario Color Splash? Vabbè, dai. Ok. 8 è una bomba. Infatti, non scherzo. Smash Bros. Brawl, che era quello per Wii. GameCube. Brawl e GameCube. GameCube e Melee. E Melee, scusa, hai ragione. Allora, Smash Bros. Brawl per Wii contro Puzzle and Dragons Z più Super Mario. Allora, io faccio uno statement contro Puzzle and Dragons perché non ha senso che mi metti la possibilità di inciampare da solo in Smash Bros. Non ha senso. Pazzo nella testa quella testa. Mi ha rovinato non sapete quante partite quella roba. Quindi no. Ma vai a cagare. Ma proprio acceleratissima. No, assolutamente Brawl, ma senza dubbio proprio. Sono tentato da dire Puzzle and Dragons anch'io. No, vabbè, no, anzi, qua faccio una dichiarazione di intenti. Io, a meno che succeda qualcosa di strano, mi asterrò dal votare quando c'è Smash Bros. Di mezzo. Perché non me ne può fregare proprio. Preferisco i giochi di Mario per CDI a Smash Bros. No, vabbè, questo è un po' esagerato. Però... Vabbè, comunque vince Brawl qua. Direi. Sì, dai, vince Brawl. Ok. Mario Rabbids, attenzione, contro Smash Bros. Per Nintendo 64, l'originale. Scusa, vai Giuseppe. Il primo Smash è veramente, c'ho un botto con gli amici dell'epoca, però averlo oggi è proprio grezzo, cioè è proprio più che un party game. Non so l'importanza del primo... Quello è vero, però non sono mai stato un grande amante di Smash Bros, quindi io vado su Rabbids. Vado anch'io su Rabbids, subito rimangio quello che ho appena detto perché mi sta sul cazzo Smash Bros, quindi voto Mario Rabbids. Mi ricordo un giorno... Io non voto. Mi ricordo un giorno in redazione stavate giocando voi, Ugo...
stavate giocando allo Smash Bros. Quello per GameCube e l'avevate mollato lì, tipo che non riuscivate a sbloccare qualcosa. Io non c'avevo un cazzo a fare. Ho detto, vabbè, ci gioco un po' io. E credo sia l'unica volta in vita mia che ho giocato a Smash Bros. Tipo quando facevamo i raduni a casa e ci giocavate voi, io andavo a farmi un caffè. Non so perché l'ho sempre odiato. Mario Kart 8 DX, no, DS. E contro. Ah sì, Mario Kart 8 Deluxe. Quello per Switch. Contro Mario Maker per 3DS. Deluxe. Ok, ci sta. Mario Kart 7. Ah, io dico, questo. Cosa? Mario Kart 8. Ah, beh, sì. Mario Kart 7, ma vabbè, voglio dire, Mario Kart, che in generale un Mario Kart abbia buone probabilità di arrivare in fondo, mi sembra probabile. Però... Mario Kart 7 per 3DS contro Mario vs Donkey Mini Land Mayhem, che è quello per DS. E a me Mario Kart per 7 è piaciuto un botto. Anche a me ci gioca tantissimo. Va bene, sì, dai. Sì, Mario Kart. Ok. Alla fine ci troveremo a dover scegliere tra Mario Kart, esatto. Sì, tra Mario Kart e tra i Mario Kart, ecco. È lì chiaro. Allora vedremo le differenze. Allora, Donkey Kong, l'originale, contro Mario Party 5. Per me Donkey Kong. Vabbè, Donkey Kong, dai. Ma no, ok. L'abbiamo già fatto passare, me lo sono perso per strada. No, Donkey Kong era fra quelli che hanno saltato il primo turno. Ah, ok. Donkey Kong Junior, forse? Donkey Kong Junior abbiamo parlato. Abbiamo parlato di Junior, sì. Donkey Kong Junior o Mario e Luigi Dream Team? Dream Team. Anche perché Donkey Kong Junior non è che fosse questo grande giocone. Ok. Superstar Saga o Sticker Star? Superstar Saga, domani a colazione. Va bene. Mario Kart Double Dash, quello per GameCube, o Mario & Donkey Minis on the Move? Ho giocato troppo Double Dash. Ok. Super Mario RPG, quello per Super NES, contro Mario e Sonic alle Olimpiadi Invernali. Mi spiace per Sonic. Sì, però vabbè, insomma. Mario Kart 64 contro Origami King. 64. Io Mario Kart 64. Sì, battolato. Ma scusa, Mario Kart per Super Nintendo ancora non è uscito. No, non è uscito perché ancora. È fra quelli che hanno saltato il primo turno. Ah, ok. Mario Golf contro Mario Tennis Aces, che è quello per Switch. Mario Golf è quello per Nintendo 64. Golf 64. Sì, contro? Dai. Contro il Mario Tennis per Switch. 64. Partners in Time, Mario e Luigi, contro Mario Golf World Tour, che è quello per 3DS. Ah, Partners in Time. Però Partners in Time, sì. Ma sì, voto anch'io Partners in Time. Mario Kart per Game Boy Advance contro Mario vs Super Circuit, secondo me è bellissimo. Poi con la cosa figa che quando lo finivi sbloccavi tutte le piste di quello del Super NES. Sì. Mamma mia, bomba atomica. Mamma, sì. Contro Mario vs Donkey Tipping Stars. No, vabbè. Super Circuit pure mi piace un botto. Cioè, le ore che ho giocato a Mario Kart per Game Boy Advance, per sbloccare, per prendere tutte quelle cazzo di monetine e maledizioni, dovevi arrivare pensate che col gruppo di amici dell'epoca è stato il gioco che ci ha fatto comprare il cavo Link per Game Boy Advance, perché era veramente figo. Ti ricordi, Ugo, quella festa alla casa sul lago in 100.000 e avevamo i Game Boy Advance col cavo e tutti a giocare a Mario Kart nell'angolo. C'era Risico su un tavolo e Mario Kart per Game Boy sull'altro tavolo. Mario Kart Wii o Mario Golf Toadstool Tour per GameCube? Golf. Non puoi neanche pensarci. A me quello Wii non piacque, ragazzi. A me sì, io vado con Mario Kart Wii. Io su Wii e il giroscopio, quanto mi sono divertito quando ho scoperto che potevamo usare, io uso il giroscopio come messaggio online per camuffare, diciamo, le brutte parole, i calendari. Se qualcuno si usava, io uso perché nessuno usava il giroscopio.
Però se fa la frase "Io uso il giroscopio a fine partita solo per bestemmiare fortissimo e far capire agli altri". Io vado di Mario Kart Wii. Anche io. Mi spiace, ma a me è piaciuto veramente tanto. Contro il golf, qual è quello del Nintendo 64? Tutto no, quello tu, del quello per GameCube. GameCube. Ah, quello per GameCube! Ah! Quello Mamma mia, se bello! Quello, secondo me, è l'ultimo veramente bello. Forse il migliore. Se mi viene da dire il golf Sì, per me è più migliore. bello, sì. Quindi ci dobbiamo affidare la moneta? No, avete votato in tre su Wii, se non sbaglio, Eh no, purtroppo. Ugo non ha Ah, io sono votato. un po' indeciso, io sono un po' indeciso. Perché il Mario Golf più bello, quello per GameCube, Mentre non è il Mario contro Kart più l'ottimo bello. Mario Kart, ma non è il Mario Kart più bello. Non è neanche tra i Mario Kart più belli in assoluto, perché io là ci metto l'8 Deluxe, il Super Circuit, Il 7 secondo pure. me il 7 pure è meglio. No, io monetina, dai. Monetina, tra l'altro non so Il dove sia golf. finita la monetina, quindi la cambio. Se esce testa, vince il golf. È uscita testa. Ok, Evviva! dai. Va bene, Ok. tanto ci saranno degli altri Mario Kart. Sì. Super Mario Maker 2 o Mario Luigi Paper Jam, che è quello per 3DS? Allora, mi piacciono molti Mario e Luigi per là. Mario Maker 2 per me è tantissima roba proprio. Sì, Tanta, sono tanta roba. d'accordo. Sì, Sì. anche io. Ok. Paper Mario Thousand Year Door, quello per GameCube, vabbè, contro Mario Party 8. Dai, vai. Smash Bros. Melee, quello per GameCube, contro Sì, Mario Party buona 9. serata, Ifrid. E io farei Mario Smash Bros. Sì, Melee. Sì. Anche per Melee importanza. contro Contro Mario Party Mario 9. Party. Melee, no, Melee per me. Golf, Spaccato. Mario Golf Advance contro Mario Party Advance. È golf. Mario Golf. Eh sì. I Mario Party stanno cadendo come fu. Mario Tennis, l'originale per Nintendo 64, contro Mario Party Mario Tennis. 3. Siamo d'accordo? Il 3 è bello, però. Ugo ci Eh sta sì. pensando. Ma sai che c'è visto che. Io voto Mario Party 3 perché mi sta sul cazzo Io anche Mario Tennis. A me stanno voto sul Mario. cazzo un Io sacco di cose qua dentro. voglio Mario Party 3 perché sono. Devono passare quelli per mobile di Mario Tennis. What? Ma che Quindi. strategia è? Non funziona così, sai? Solo se fanno il testa a testa allora ha senso, dice, voglio che passano quelli mobile. Ma vai a sapere quanto chi si trovano quelli mobile. Vabbè, quindi. Tu cosa Ugo, dici, tu. Ugo? Non lo so. Secondo me Credo Mario Tennis dell'Inter 64 è bellissimo. che. No, è bello, è un bel gioco. Bello, bello. Ma preferivo il golf. No, Sì, voto l'altro. no, tra i due ho sempre preferito il golf pure io, tra le due Eh sì, serie. dai. Va bene, Super Paper Mario, che è quello per Wii, o Mario Strikers per Wii? Mario Strikers Paper Challenge. Mario. Allora, sono tutti due molto belli in realtà. In onore dei pomeriggi buttati e delle pile buttate nei Wiimote, Strikers. Io Super Paper Mario, perché alla fine c'ho due Anch'io Nintendo. Paper Anch'io Mario. Super Paper Mario. Quindi Super Paper. Super Mario Kart, l'originale, contro Mario Super Sluggers. Avrei comunque, a prescindere, votato il primo Mario Kart. Allora, io voto Super Mario Kart, ma sapete che mi fa una motion sickness pazzesca? Cioè, proprio Vabbè, ci vomito sta. dopo due piste. Io Ci sta, credo che la vabbè. mia fase di maggiore gioco competitivo sia proprio di sia stata la modalità battaglia palloncini Anch'io. di Super Mario Kart e Street Fighter 2.
poi io penso Mario Kart per Super Nintendo penso che sia il gioco in assoluto nella mia vita a cui ho giocato più ore, non so quanti pomeriggi ma tipo per 2 anni penso che abbiamo giocato solo alla battaglia a palloncini, solo alla seconda pista, cioè ci ho giocato veramente una montagna di ore. Vabbè, sì. Mario Game Gallery o Superstar Saga più Bowser Minion 3DS? Superstar. Superstar. Sì, Superstar, Superstar. Mario e Luigi Inside Story o Sports Mix? Vabbè, facile. Il Colon vince. Mario Party 2? Mario Party 2 o Mario Strikers per GameCube? Mario Strikers. Strikers era bello, sì. Ma Mario Party 2... Io dico Mario Party 2. Grande Mario Party. Qua c'è la monetina? Monetina. Eh sì, c'è monetina. Ok, allora se esce la testa vince colpo di testa vince Mario Strikers. Colpo di testa vince Mario Strikers. Oh, vai Mario Strikers, grande. Eliminato il mio Mario Party. Ma l'unica cosa che di Mario Strikers non mi è sempre dispiaciuto un po' che secondo me il campo era troppo piccolo per fare delle belle azioni. Ah. Io avrei perché le fanno e sono piccoli per darti più ammazzate. Per lo so, però anche costruire un pochino più l'azione mi sarebbe piaciuto. Non ti dico il campo da calcio, però leggermente... Cioè, l'hai fatto vincere, ma non è che stai qua a criticarlo, scusa. No, io l'ho adorato. Questo, ha appena lasciato sul campo il suo Mario Party preferito. Donkey Kong, attenzione, Donkey Kong, quello per Game Boy, che per chi non sapesse era... Donkey Kong 94. Esatto, che erano i 4 livelli del Donkey Kong originale convertiti su Game Boy e poi iniziava il gioco vero che è quello che era praticamente era Mario vs. Donkey prima di Mario vs. Donkey. Molto bello. Contro Mario no Photopi, quello lì. Questo Mario no Photopi però. Esatto. Il raccomandato. Inside Story, quello senza Bowser aggiunto. E quello di prima era quello col Bowser aggiunto, mi sto confondendo. No, Inside Story è con Bowser di base. È c'è quello per 3DS, c'è Bowser Junior aggiunto. Ah, ok, senza il Bowser. Okay. Allora, questo è Inside Story 3DS, quindi con l'aggiunta. O Mario Power Tennis per GameCube? Power Tennis per GameCube perché quello è una minestra di fatto. Sono d'accordo. Dai. Ok. Mario Kart per DS o Mario Kart Live, quello con la macchinina in salotto? DS. Ok. Vabbè. Super Smash Bros. Per 3DS o il primo Mario Party? Cioè, per Nintendo 64? Sì. Nintendo. Io dico Mario Party. Bomba all'epoca. Allora, quello per 3DS è molto bello, si gioca un botto, però mi farebbe un torto al primo Mario Party, dai, che almeno era provava a fare una roba nuova. Dai. Il grande merito di Smash Bros. Su 3DS è che è un miracolo della tecnica che ce l'abbiano fatto fare e ci girasse, c'era pure la sua modalità ed era figo comunque si scambiava con l'altro, quindi grande miracolo della tecnica, però... Paper Mario l'originale o Mario Tennis l'originale, cioè per Nintendo scusate, Paper Mario l'originale per Nintendo 64 o Mario Tennis per Game Boy Advance? No. Paper Mario l'originale. Paper Mario va. Sì, dai. Cioè in realtà no, perché non l'ho giocato Paper Mario, non l'ho mai finito. Devo no, c'aveva una roba Paper Mario che c'è l'ultimo boss se ti ammazzava poi dovevi rifare, c'avevi salvataggio a tipo mezz'ora di distanza che è veramente una roba da tagliare, spezzargli le gambe a tutti negli uffici di Nintendo, anche a chi non ci ha lavorato, però vabbè così, la signora delle pulizie, bam. Mario Maker Mario Maker o Mario Kart 8? Mario Kart 8, no, mi spiace per Maker. Quello, cioè, quello per Wii U, l'originale per Wii U. Ma solo... Cioè... Mario Kart 8. Io dico Mario Maker. Allora, io faccio solo una proiezione sulla lunghissima.
Dico Mario Maker, perché poi Mario Kart 8 Deluxe per me è vero anche quello, sì. Quindi, se Mario Maker a un certo punto fa una grandissima strada e poi si ritrova davanti al Deluxe, il Deluxe gli passerà sopra. Smash Bros. Brawl, che è quello per Wii. O Mario Rabbids. Mario Rabbids, ma non per piacioneria. Ok. Mario Kart 8, quello per DS, o Mario Kart 7? Vabbè, gli altri non hanno parlato. Cioè, no, anche Giuseppe e Gregory erano... Sì. Attenzione, Mario Kart 8 o Mario Kart 7? DS, 3DS? No, Mario Kart 8 è quello per... per Wii U contro per Wii U. Ah, contro giusto. 3DS. Ah no, è vero, Mario Kart 8 Deluxe, hai ragione. Allora, beh, quindi Mario Kart 8 Deluxe o Mario Kart 7? Deluxe. Questo Mario Kart 8 Deluxe. Donkey Kong, l'originale, o Mario e Luigi Dream Team? Questo per me è difficile perché io... Ah, aspetta, Donkey Kong originale. Sì. Veramente mele e pere, veramente... È qua chiaro, è veramente, sì. Cioè, il nonsense totale. Vabbè, per me... generi e tempi, a me viene... importanza storica... Ma è quello, cioè a me viene da dire più Donkey Kong originale che un Mario e Luigi e non il primo, proprio come quello che è stato... È vero, però Dream Team aveva tutte quelle gag stupidissime perché stavi dentro i sogni di Luigi, quindi... Sì, è vero, sì. No, però Donkey Kong. Sì, per l'importanza storica. Sì, dai. Superstar Saga o Mario Kart Double Dash per GameCube? Superstar Saga senza Superstar neanche... Saga. Pensarci. Sì, Superstar Saga, ma insomma siamo... Dash da alcuni Dash... è molto stato criticato, esatto, era uno un po' divisivo, no? Era un po' divisivo perché c'era l'altro personaggio dietro, facevi il cambio, le robe, ma a me quella roba là piaceva un bordello e su certi circuiti spaccare dalle risate. Vabbè, insomma, potevi fare quella cosa matta di collegare 8 GameCube insieme in LAN. No, c'era quella modalità molto bella dei soli, però comunque Superstar Saga. Questa proprio a me mi mette in difficoltà. Super Mario RPG o Mario Kart 64? Super Mario RPG senza neanche pensarci. Sì, in effetti io invece Mario Kart 64. Mario Kart 64 anch'io. No, ma non immaginavo, però io Super Mario RPG. Mario Kart 64 senza... No, poi Mario Kart 64 è il mio Mario Kart, cioè quello che tu dicevi prima, Gregory, di quello per Super NES, per me è Mario 64. Cioè proprio non ho fatto altro per mesi. Ricordo un giorno mia madre che rompe nel salotto, non so se letteralmente, ma diciamo sicuramente metaforicamente, bestemmiando perché non ne poteva più del di quando prendi l'arma. Ha rotto il cazzo sto rumore. Allora, Mario Kart 64 è uno degli ultimi giochi che ho giocato con mia sorella, perché poi a un certo punto lei ha perso un po' interesse nei videogiochi, però per me Mario RPG, vabbè, ci sta, insomma. Ma no, Mario RPG bellissimo, Mario Golf 64 o Mario e Luigi Partners in Time? Partners in Time. Tutti belli, grazie. Io devo dire Mario Golf 64 perché è un altro gioco su cui ho perso la vita proprio per fare tutto al massimo, c'è in stelle, le robe. Aveva un sacco di sbloccabili fighi. Aspetta un secondo. A me Partners in Time, ora che lo rivedo, è quello che mi è piaciuto di meno, è quello con i due baby. Ed è quello che mi è piaciuto di meno, quindi voto troppo convoluto. Voto Mario. Tra l'altro, quella... Mario Golf 64 non è ovviamente il primo gioco sportivo Mario, però è un po' il primo di questi qua moderni. È quello che ha lanciato, almeno sbaglio, è il primo che era uscito su Nintendo 64 prima di Mario Tennis. Mi sembra di sì. Anche a me l'hanno concepito. È quello che ha lanciato gli sportivi di Mario fatti da Camelot. Allora sì, anche se no, perché prima ho detto sì, uno dei miei giochi di 99 2000, in realtà è quello per GameCube, ma sì,
Sì. È vero, 99 golf, 2000 tennis. Ok, Vai, vai, dai, Mario vabbè. Golf. Mario Kart Super Circuit, Bello. GBA, o Mario Golf per GameCube? Ah. Super Circuit. Allora, Anche se... è il mio Mario Golf preferito, però su Super Circuit veramente è il Mario Kart portatile che rigioco, nonostante per DS è quello che ho giocato di più in assoluto, però è proprio bello, bello, Lo bello, bello. Ha proprio dei appoggio. bei colori anche. Sì. No, è proprio bello da vedere, è proprio bello da vedere, Vabbè. incredibilmente è bello da vedere, però. Mario Maker 2. Mario Golf, sì. Mario Maker 2 o Paper Mario Thousand Year GameCube? Allora, Sono più difficili adesso, eh. questo è Eh sì, difficile. appunto, sono difficili. Adesso iniziamo a diventare A scienziati proposito di difficili. mele Mamma e pere. Eh sì. mia. Ultimamente. Allora, tanto sono entrambi un secondo episodio. sì. No, Quindi non mi puoi aspetta, manco ripeti un dire. attimo. Maker Ma 2. e il Paper Mario, quello per GameCube, Thousand Year Door. Beh, sì, beh, secondo Beh, episodio. Forse io. se non conti Super Mario RPG, è il secondo, no? Quello per GameCube. Sì, anche perché se vuoi RPG l'ha fatto Square alla fine, Sì. quindi. Io andrò su Mario Maker per un fattore di creatività, ecco. Però è il 2, non è il primo. E vabbè, ma il primo l'abbiamo. Cosa abbiamo fatto? L'abbiamo Il primo sta eliminato? andando. Vabbè, non è Non che so. devi far passare questo perché hai eliminato l'altro. Io per esempio, se dovessi andare in un testo a testa tra Mario Maker 1 e 2, nonostante il 2 sia un'ottima roba e il colpo di genio del primo, secondo me ha un valore maggiore rispetto alle buone E novità, comunque inclusi l'uno il non è fatto stato eliminato, Mario Maker 1 ancora. che... E vabbè, allora dai, andiamo su Thousand Sì, Thousand Doors. Year Doors, sì, perché. Va bene, appoggio. Smash Bros. Per GameCube, quindi Melee, o Mario Golf Advance? Aia. Io vado su Mario Golf Advance. Ragazzi, Melee ha rivoluzionato la scena dei picchiaduro, ancora che lo ripetono. Sì, Non però mi dire ste cose, che io voglio votare contro per principio. per i motivi sbagliati, però, secondo me. Perché Perché sei no? inciampato? Perché sono Aspetta, fissati con quel perché è cazzo. troppo bello! Beh, però, Perché è Giuseppe, troppo no, bello! perché Cioè, sono fissato su ogni Smash Bros. perché C'hai una cosa su cui rompere i coglioni. sono fissati su quel non cazzo di essere glitch. C'è cioè quel cazzo di glitch di merda che fanno tipo i wave all'infinito e giocano con quello. insider. Allora, su uno inciampi, sull'altro c'hai il Esatto. glitch. E che Non è cazzo? ma lì, ma stai scherzando? Ma pensa quando è uscito No, Melee, però Melee che è onestamente. cos'era e cos'è stato per quanti anni? No, no, E no, con ma che allora cazzo già Melee, di no, dicevo, dimensioni e di ambizioni? no, più che altro mi ricordo che teneva pure un bel single player ben fatto con tutte le sfide, Minchia, ci ho tutto, era giocato per proprio. mesi da solo. No, no, infatti. Però, Smash Bros. Dai, Melee mi avete allora. fatto cambiare idea. Andiamo su Smash Bros. per la Però sua c'è importanza. camera, no? Vedi, è così che ti fottono. Mario Party 3 o Super Paper Mario, che è quello per Wii? Super Paper Io Mario. dico Super Paper Mario perché a me è piaciuto molto come Sì, spin-off. anch'io, dai. Ah, no. Va Super bene. Mario Kart, l'originale, o Superstar Saga più Bowser per 3DS? Allora, Super Mario Kart perché l'altro è una riedizione migliorata. Vabbè, poi è Super Mario Kart, che cazzo. E poi Super Mario Kart, Ma sì. ci Ma vomito su Super più Mario che altro è quello del Game Boy, che... Kart. ma quello del Game Boy, quello del Game Boy. Cioè. Inside No, aspetta, è Story? quello originale Mario Kart? Sì, Sì. Vabbè, è il primo. allora scusa, Inside Story, il colon o Mario Strikers? Inside Story. Colon. Colon vince sempre. Colon combina guai. Cosa cazzo ci deve essere in quel colon? Donkey Kong per Game Boy. Ci deve essere Donkey Kong per Game Boy dentro, fra le varie cose. Sarà mille. Donkey Kong per Game Boy o Power Tennis per GameCube? Donkey Kong. Anch'io lo Power dico. Tennis. Allora Donkey Kong sì. 94 è troppo bello. È troppo bello.
Sì, pure secondo me, perché comunque è bella la mossa che tu ti pensi che è il vecchio Donkey Kong e poi, ah, E poi invece, trabocca. ti becchi tutto il resto. Che Tra l'altro io poi è ci tutto gioco. un puzzle bellissimo, No, è molto bellissimo. bello. Io tra l'altro non ne sapevo niente di sto gioco, ci ho giocato quando è uscito sulla Virtual Console del 3DS. Ho detto, ah, proviamolo, penso di averlo provato per scriverne da qualche parte. No, che cazzo è sta roba? Bello. Ok, Mario Kart DS o Smash Bros. Per 3DS? No, scusate, Mario Kart. No, no, Io no, 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 lo Mario Smash Kart. Bros. per 3DS è ancora vivo. No, no, è uscito. Non Mario l'hanno Kart per eliminato. 3... Mario Kart DS o Mario Party l'originale? Io ho Io Kart DS. DS ci ho DS. giocato tantissimo. Mamma mia, quanto ci abbiamo DS. giocato con la Con cosa che si Rata giocava in tanti con una assurdo, cioè. cosa, con una sola cartuccia. Quanto ci abbiamo Poi, se non giocato? sbaglio, è il primo Mario Kart che andava online pure. Sbaglio. No, Sì, secondo me no. quello è il 7. No, 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 il DS ci andava era, online, sì, il DS con ci la andava. Ci pennina. andavano, guarda, il DS faceva delle robe online che a un certo punto Sì, tu sguardi è e dici, vero, ma vero. Mario, Tra l'altro, vero? io non ci ho C'era il giocato. microfono. C'era Sì, il che gonfiavi i microfono. palloncini, che fantastico. Perché lì che giocavi il 4 e ti mettevi, ti nascondevi e cominciavi a soffiare i palloncini, è bellissimo. Io Mario Kart DS per me equivale al fumo passivo, cioè non ci ho giocato granché, ma con voi che non facevate un cazzo d'altro in redazione per un paio di mesi, con coso Carletto Barone che cercava di finire il livello, tra virgolette, a tutti. No, no, sì, bello, bello. E Ok. soprattutto anche Bortolotti che si scopre su quello là essere il più forte di tutti. Che Ah. Paper arriva Mario o Mario... timido, ma sì, dai, gioca con noi. È tipo, ah, cazzo, mega sneak totale, cioè, Ma fumava sai come. via. Ai primi 40 metri non lo rivedevi mai più per il resto. vedi, arriva nell'ufficio della rivista ufficiale Nintendo e spiana tutti. Da quel momento in poi le serate di Mario Kart a casa di Fabio erano, vabbè, andiamo a farlo vincere. Vediamo chi arriva secondo. Allora, Paper Mario o Eravamo Mario tutti due con Maker? Mattia, io, Claudio, più o meno ce la giocavamo. È C'erano lui. qua Paper quelli qui. Mario o Mario Maker? Sì. Paper Ma Mario Paper Mario l'originale. The Original e Mario Maker The Sì. Original. Allora, io devo votare per forza Mario Maker perché Paper Mario non l'ho finito non perché non mi piaceva, perché ho avuto poi problemi con la console. Mario Maker, però Sì. Paper Mario ha tanta roba. Tanta roba, quel poco che ci ho giocato mi va bellissimo. Anch'io dico Mario Maker, però. Mario Rabbids o Mario Kart 8 DX Mi Deluxe. spiace, ma Mario Kart. Ma io da mo' che avevo buttato giù il nostro, già da un paio di turni rispetto a voi. Tu l'avevi buttato giù già contro Smash Bros. Brawl, Sì, immagino. il primo Smash Bros. credo che È sarà vero, perché stato. Mario Rabbids ha eliminato due Smash Bros. Di fila, pensa te. Eppure Mario Pazzia, Tennis per Game pazzia. Boy, cosa? Mi Oh, dispiace comunque. scoprire che non capite un cazzo di videogiochi proprio da questo. Beh, insomma, cioè, comunque c'è da essere orgogliosi. Apprezzo, 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 apprezzo. Allora, Ubiate la serenità. Donkey Kong l'originale o Superstar Saga? Superstar Saga. Superstar Saga sta succedendo quindi? Sì, Superstar Saga. Ugo, Non tu che dici? so. Io dico Donkey Kong così per far Io rissa. faccio fatica perché allora Superstar Saga l'ho troppo adorato, però perché ragazzi, Io comunque se potessi farmi cambiare la carta. l'originale Io se potessi. oltre il seminale proprio Ma io se potessi farmi cambiare la carta identità direi che vengo da. narrazione del videogioco. Io direi, cioè io se una carta identità vorrei scrivere che vengo da Fagiolandia, quindi porto Sì, Superstar Saga per quanto riguarda. diciamo che far andare avanti Donkey Kong è un po' il momento ok boomer. cioè quello, cioè, ne riconosco il valore fantastico, tutto quello che vuoi, però diciamo che oggi se mi dicessi dai, giocati questo, quello, adesso, cioè Donkey Kong, cioè, ci abbiamo fatto anche lo sfidone, ci abbiamo giocato tanto e tutto quello che vuoi, però non è proprio quel gioco che mi viene voglia di rigiocarmi oggi. Sente, Però Superstar non. Saga non è.
non per ribadire sull'anzianità, ma se tu a me fai quella domanda, io ti rispondo: no, gioco a Donkey Kong che finisco prima. Boh, io dico Donkey Kong, Ugo, però tu non ti sei ancora espresso. Io mi va veramente in cortocircuito il cervello, perché sono due ragionamenti completamente diversi e apprezzo entrambi per ragioni completamente diverse. Okay. Superstar Saga cos'è? Per me dire adesso non è Donkey Kong è veramente tipo, vabbè, allora rinuncia, non ne facciamo veramente un discorso di importanza storica mai zero. Ed è semplicemente un cosa gioco stasera. Cosa gioco stasera. Chiaro, sì. Comunque avrei dei dubbi, e sarebbe però Superstar Saga. Che tra l'altro è il primo dei Mario e Luigi. È il primo dei Mario, esatto. Il primo dei Mario e Luigi, ciao, un sacco di idee carinissime. Vabbè, dai, ci sta comunque, insomma. Superstar Saga, su. Oh. Mario Kart 64 o Mario Golf 64? Mario Kart 64. Sì. Sono Mario d'accordo. Pur con amore infinito, sì, per Mario Golf, per amor di Dio, rigiocherei più volentieri Golf, però 64 è... Forse Mario Golf mi ha dato di più nel single player e Mario Kart mi ha dato di più nel multi. Sì, le battaglie del 64, minchia. Però comunque entrambi di una figaggine infinita. Sì. Vabbè, dai, Kart. Mario Kart Super Circuit, che è quello per Game Boy Advance, o Paper Mario Thousand Year GameCube? Io devo votare Mario Kart, io devo votare Mario Kart. Io voto... e allora voto Paper Mario. Io voto Paper Mario perché è uno dei miei preferiti proprio. Sì, è troppo bello. E io voto Mario Kart perché è uno dei miei preferiti. Quindi monetona. Monetina. Se esce la testa è Paper Mario. Ed è uscita la testa. Testa comunque. Sento sporco comunque. Era l'unico modo per meglio che no, mi sporchi di sangue. Qualsiasi scelta ormai inizia a essere. No, però, cioè, sì, infatti. Dio, cosa ho fatto? Dio, abbi pietà di me. Super Circuit, se non ci ripensa, mamma mia. Non mi è venuta mai di rigiocarci, cazzo. Sì, è proprio, proprio bello. La Super Circuit era... Il Game Boy era uscito in quel periodo in cui andavamo... a bestia ai festival di cinema a Milano, perché era appunto il periodo di Milano, e quindi era io che c'è, cioè, Castlevania Circle of the Moon, non si riesce a vedere un cazzo, vabbè, metto Super Circuit che garanzia di sicurezza con quei colori sparati, lo gioco anche se la luce non è ideale. Madonna. Che momento, io mi ricordo, meraviglioso. Io mi ricordo che passai da mi spacco di F-Zero, perché mi spaccavo di F-Zero su Game Boy Advance, ma malissimo. Ma che cazzo è sto gioco? C'è Mario Kart adesso. Che momento fantastico quando esce il secondo Castlevania per Game Boy Advance ed si vede tutto arancione, giallo, sparato fortissimo, chiarissimo. Io invece ricordo le poste, le recensioni, e non presi il primo Castlevania, aspettai l'SP per recuperarli uno dietro l'altro poi. Vabbè, però io in realtà era comunque bello, eh. Sì, no, sì, io ci ho giocato. Ma in realtà io ci avevo giocato senza troppi problemi, perché giocavo sempre con la Bajur dietro. No, io già con, appunto, con F-Zero soffrivo a volte, che non vedevo un cazzo. Ci sta, ci sta. Smash Bros. Melee o Super Paper Mario, che è quello per Wii? Ma scusate, ma l'Ultimate non è mai apparso. È stato troppo importante. Ma non è mai apparso Smash Bros. Ultimate, se non sbaglio. Qual è Smash Bros. Ultimate? Quello che è uscito su Switch. Quello totale globale, vero, totale globale. È totale, vero. Globale. Ma dai, perché non hai cazzato la grassa? Oh, ragazzi, io la lista ve l'ho passata, vi ho detto guardate se manca qualcosa. E vabbè, e comunque meritava di cadere perché l'online fa schifo, non si riesce a giocare online. Fa veramente schifo. Fa veramente schifo. Ma è vero, però sì, ci siamo persi uno dei giochi più importanti degli ultimi anni. No, è bellissimo. È bellissimo. Ma non è colpa. Porca paletta. Guarda di Nintendo che non mette un server decente, porca paletta. Sì, sì, ma se devi fare un discorso in multiplayer online, usci fuori tutti dal cazzo, perché erano. Dai, comunque. Che gira bene online. Dai, comunque, qual erano? Aspetta. Erano Super Paper Mario, no, e Smash Bros. Melee. Super Paper Mario e Melee, no, come importanza Melee, con tutto questo. Super Paper Mario è piaciuto molto. Va bene, fatti bravo.
soprattutto che mai detto che non c'è l'ultimate di che stiamo parlando. Ma adesso lo reinseriamo, facciamo come in Karate Kid 3. Arriva la sorpresa nel finale di stagione. Sì, ma al posto il cattivo sconosciuto di Karate Kid 5, insomma, in Corea. Lo sostituiamo. Dov'è che c'era, c'era una roba che si era ripetuta e abbiamo fatto avanzare il gioco delle carte? Ah, era quello, sì, delle foto, era quello delle foto. Se, no, era una, che cazzo è che si è ripetuto? Non mi ricordo. No, il gioco delle foto l'avevamo fatto avanzare per infilarlo dove si era ripetuta, si era ripetuta una roba delle Olimpiadi, tipo. Era il brutto, sì, 3DS. Sì, sì, sì. Beh, vabbè, a questo punto io vi dico che dovete dirmi chi vince fra Inside Story e Donkey Kong per Game Boy. Ah. Game Boy. Io lo amo troppo. Ragazzi, è droga, però. Sì, però c'è dovuto anche Bowser. Ma per sbaglio, no, Bowser... Per me... Ma Bowser in sei storie, è quello poi dove poi dopo esce Luigi che corrompe... No, è quello là che dove Bowser tipo anche diventa tipo Gojira gigantesco. Sì, no, sì, allora quello è tutta la vita. Con tutto che Donkey Kong per me è il più bello molto. Di tutti, Per me è il più bello di tutti. No, allora, sì. Preferito il primissimo, però comunque quello è molto bello, sì. Quindi sta primissimo succedendo ha la sua importanza di essere il primissimo, ma l'Inside Story secondo me è il migliore di tutti. No, comunque sono... Allora, comunque, sì, comunque la Donkey Kong per Game Boy è tanta roba, C'è uno di quei giochi che veramente li giocherò volentieri, però sì, 3-2. Abbiamo mollato giù Donkey Kong originale, perché vabbè, ok, le cose le vecchie che battono tutto il cazzo, e adesso sì, no, preziosino. No, sono d'accordo, Donkey Kong per Game Boy è bellissimo ed è seminale, però da giocare rispetto a qualsiasi altro Mario vs. Donkey è troppo più una scopa nel culo. Sì. Per cui... Mario Kart per DS o il primo Mario Party? Mario Kart per DS. Mario Kart DS, sì. E visto che abbiamo avuto i radar di Mustacchi, ciao da Mustacchi, loro sanno perché, per il mitico Maglione, okay. Per il mitico Aurelio Maglione. Allora, ci sono rimasti 8 giochi, attenzione, però adesso c'è il momento Akuma. Ugo, sì. Tu so che sei la guest star, dimmi un numero... Fra 10 e 20. 13. 13? E adesso faccio proprio la conta. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, Akuma sta qua in mezzo. Arriverà. Allora, Mario Maker o Mario Kart 8 Deluxe? Che cazzo stai parlando? Cioè, sono tutto ho inserito Smash Bros. Ultimate perché era rimasto fuori a causa di un copia e incolla mancato, perché c'era nell'elenco. Perché in realtà c'era nell'elenco. Ed è arrivato e ha ucciso qualcuno. E fai fare non ha ucciso nessuno. Aspetta qualcuno che vincerà questo turno. Fai il truffa al boss a posto di... Vabbè, sì. E tra l'altro in realtà guardando dove si sarebbe dovuto inserire nel tabellone più o meno sarebbe stato qui, quindi va bene. Mario Maker o Mario Kart 8 Deluxe? 8 Deluxe con tutto il cuore per Maker. Ok. Cioè, è facile ma fa male. Superstar Saga o Mario Kart 64? Ok, già mi tiro le critiche, quindi dico subito Superstar Saga. Sì, tu su questo c'hai proprio la risposta fissa. No, vabbè, però pure io, Mario Kart 64. sì, se devo ascoltare il mio cuore, Mario Kart 64. Per quanto adori Superstar Saga, bellissimo. Ugo? Gli do una motivazione. Per quanto poi ci abbia giocato a sangue, ho patito all'inizio il trasferimento da Super Mario Kart a Mario Kart 64. Non ero un grandissimo fan della grafica 3D, mi è sembrata ammetto brutta all'epoca. Facevo fatica, io ho fatto molta fatica al passaggio al primo poligono dal 2D. Mentre è successo esattamente il contrario con l'altro, che è un titolo che ho di molto noto là. Quindi in questo caso
Per coerenza, io Superstar Saga, quando uscì su Game Boy, l'ho veramente forzatamente tenuto al numero uno della classifica di NR1 dei migliori giochi che vuoi, che non meritava solo per amore e cuore duro. Quindi, nonostante poi col tempo abbia imparato ad amare il gameplay totale, cioè abbia giocato a Saga nel 64, è stato un amore che è attraverso un po' di più a maturare. Quindi no, ho voluto Superstar Saga. Tu, Gregory, hai E quindi detto Mario Kart? io ho votato Mario Kart. momento Vabbè, monetina. monetina. Se esce testa è Superstar Saga. Attenzione, non è testa. No, Qualsiasi cosa Mario sia questa roba. Kart. Ok. Spero che Mario Kart voglia morire con l'occhio dell'arte. Allora, Paper Thousand, Mario Paper, Paper Mario, Thousand Vabbè. Door, insomma, GameCube o Smash Bros. Melee? Per Mario perché Anche proprio per quando me, muore. per una questione di gusto personale, perché come dicevo, nonostante l'importanza di Smash, io non sono un grandissimo fans della saga. Quindi è proprio una scelta. Forse se dovessi scegliere col cervello, forse direi Smash, però. Ah, se dovessi scegliere sì col cervello, anche col me da ragazzino, Smash, perché ci avrò fatto tipo, ma che ne so, 600 ore, 700 ore, una A roba quella così. merda rotta che non No, funziona. no, non mi piace adesso per i web dash, perché fino a quando non c'era internet e la gente scopre. Mortacci tua con la merda. Come t'ho cresciuto male. No, perché fino a quando la gente non scopriva questo cazzo di glitch, io amavo Melee. Era Ma in è un bago in testa che è la cosa del glitch. Quanto ti ha rovinato nel pratico quel glitch? Molto, Molto. perché adesso se non sfrutti quel glitch a merda rischi che non giochi. E Io comunque Paper quindi, Mario. esatto, tanto di due torse, però è carino. Ugo, mi No, certo che è carino. spiace. La tua argomentazione è solida per la melee. La mia argomentazione è mista sul cazzo Smash Bros. Ma figura, di solito anche la tua, eh. Inside Story o Mario Kart DS? Mario Kart DS. Inside Story. Mi piace l'immagine del Colon. Io sono in modalità Andreotti, presidente Sapevo di uscente. vendermi Madonna, di comprarmi Madonna con l'immagine del collo di Bowser. Pensa, che Si meraviglia. tramesta nel torbido, nel liquame, si emoziona subito. E per me comunque è Inside Story, sì, a questo punto. E un Quindi altro stavo. Mario Kart, quello. Per me è Bowser Inside Story. Ormai punto su altri cavalli di Mario Ma sai che Kart. c'è invece dico Mario Kart DS perché voglio la monetina. E tu, Gregory, hai detto? Io ho Mario detto Mario Kart. Kart DS per una questione Ok. sempre affettiva. Se esce testa è Colon, che mi piace come Testa frase. Colon, sì. E invece no, è Mario Kart DS. Porca Mario Kart puttana. Peccato, DS! Sì, avrei tanto voluto sarà uno scontro veramente mortale alla fine. avrei voluto la semifinale Paper Mario contro Colon. Purtroppo non c'è. Allora, Mario Paper Mario vada Kart, più avanti di Colon. Paper Mario Thousand Year, sarebbe stato lì Thousand Year contro Colon, Contro invece non lo Colon. sarà. Ah, no, Beh, vabbè, sì. facciamolo, Paper Mario Thousand Year contro Mario Kart DS. Ma non l'abbiamo appena fatto? Ma lo stesso, i bracket si stanno chiudendo. Eh sì, sono le Ah. semifinali. Io Io ho Mario Paper Mario. Kart DS. Cioè, giro Paper Mario. Sta merda, prima fa perdere il colon e poi. Perché Thousand Year Door mi piace troppo. Troppo, troppo di più. A te Cioè. piace 2000 year door di colonna, quindi. Sì. Però ripeto, ci sono anche ragioni affettive. GameCube e GBA sono le mie console che sono proprio tarato male. Non ragiono più. Io c'ho il problema che era il periodo in cui veramente giocavo pochissima roba a Nintendo, infatti non potrebbe fregarmene meno di entrambi. Non so esprimermi, vi lascio fare. Ma Ugo. poi. Quindi è DS, Mario Kart DS o Thousand Year?
Sì. Thousand Year. Sì, c'ha quel momento Agatha Christie sul treno, dai, che da solo vale tutto. Ok, ok. Esatto, momenti e storie anche di immagini. Mario Kart 8 Deluxe o Mario Kart 64? 8 Deluxe. 8 Deluxe. Here comes a new challenger, Mario Kart 8 Deluxe o Super Smash Bros. Ultimate? Così a cannone a tradimento. Mi dispiace, però io Mario Kart 8. Se non sbaglio, Ultimate non è il gioco tipo Nintendo copiato Metascore in assoluto, una roba del genere. A pari merito con altri, perché a 93, se vuoi te li dico, ci sono Ultimate, Smash Bros. Brawl, Paper Mario originale, Super Circuit, Mario Kart. Sono questi quattro. Allora, io voto 8 Deluxe, a parte che vabbè, perché 8 Deluxe, poi almeno uno dei due sono riuscito a giocare un po' online rispetto all'altro. Vabbè, poi abbiamo capito, dai, allora, quindi uno si inciampa, nell'altro c'è il glitch, in questo non si no, riesce sono a tutti giocare online. Sono allora, no, tutti veramente mi falso fan a Nintendo, no. Soprattutto allora, ragazzi, se esce fuori allo scopo. Pensa a quel poveraccio che è finito in ospedale per svilupparlo sto gioco, cioè abbi anche un po' di età. Allora, no, infatti mi spiace per Sakurai che è l'uomo burnout per eccellenza. Sakurai. No, però ragazzi, davvero, cioè, Ultimate ci sono rimasto veramente molto molto male, che ci ho giocato un botto e poi a un certo punto l'ho dovuto abbandonare perché veramente non riuscivo, ragazzi. Cioè, ho comprato adattatori, la qualunque. Pensi quanto ci sto rimanendo male io a sentirti parlare, guarda. Pensa. Oggi pensa che se funzionava Jeremy piuttosto importante. Guarda, se funzionava online, io non facevo le centinaia di ore che ho fatto su Street Fighter 5. Ma se avesse funzionato online, dopo due giorni avresti cominciato a dire che si inciampava o che succedeva una cazzata. No, non si inciampa come in Brawl, dai, però che cazzo di meccanica c'è glitch. Scusate, ma che meccanica è che quello inciampa da solo? Buono, non riesce a gestire il numero di personaggi contenuti. Comunque, Giuseppe, non si inciampa come in Brawl, che ti ricordo è uno degli altri tre giochi che hanno 93 di Metacritic. Tra l'altro, credo che nella recensione ci sia scritto perché si inciampa. Perché gli si diamo inciampa. 93. E se no era 91. Esatto. Vabbè, quindi? Allora, Giuseppe vota Mario Kart 8 Deluxe. Sì. Gregory? Io mi sono già dimenticato cosa ho detto, non mi ricordo. Sì, Mario Kart 8, assolutamente. Ma per forza, hai detto che non ti hai mai fregato una mazza. Infatti, a me, con tutto l'amore che faccio perché riconosco un gioco meraviglioso. Io in questo non posso votare, perché c'è del bias. Ah. Perché c'è il livello ispirato a Mario Rabbids. Ah, in Ultimate Smash Bros. C'è anche Rapid Peach come... Perché ci sono persone, sì. Anche Rapid Mario, ci sono i vestitini dei Rabbit, sono vabbè, quindi io siccome per principio su Smash Bros. O non voto o voto contro, quindi Mario Kart 8 Deluxe, che peraltro è circa un'ora e venti che per come ne parliamo è evidente che vincerà questo, per cui insomma... Non lo so, perché se mi metti di fronte Mario Kart l'originale con questo qua non lo so, io non lo so cosa posso votare. Ma tanto è già uscito quello, per cui... È uscito Mario Kart l'originale, no? Momenti di dolore che si È uscito contro l'altro finalista. È uscito contro Paper Mario e Thousand Year Door per GameCube, che è in finale contro Mario Kart 8 Deluxe. Questo sai che sembra tipo il momento in cui si spacca il cuore, sai, di Simpson, Ralph, che fa... No! Tra l'altro è successo sono tipo distratto proprio nel momento del voto più importante, devo salvare la mia chiaramente... amata, starlo dito, è scivolata la mano burrone, no! è il trauma infantile rimosso, è quella cosa lì, cioè l'hai visto uscire e non ti ricordi di averlo visto, non me lo ricordo, ok. No. Ah no, Peduzzi, Ugo non ha si è astenuto quando c'era il gioco Mario Rabbids. Sì, no, chiedeva in chat, però sì, no, Ugo. Però abbiamo parlato di Colon in tua assenza. Vabbè, ma quindi sì. Mario Kart 8 Deluxe batte Paper Mario? Thousand Year Door? A mio lacrimuccia inside, ma sì.
È il finale che tutti sapevamo, ma non volevamo ammettere, Ma No, perché avrebbe vinto Mario Kart 8 Deluxe. Sì. Sì. Ma a me sembra che Ah, l'avete immagino. ammesso abbondantemente nel Io corso l'ho di sentito tutto. a 2 minuti dall'inizio della registrazione, se Sì. era capito Sì. in che direzione. Però Tra io l'altro più... volevo uno scontro diretto finale, Mario Kart, l'originale per Super Nintendo e Mario Kart 8, e io avrei votato Mario per Super Nintendo. Io no, perché Mario per Super Nintendo non c'ha la pista dedicata a F-Zero. Soprattutto ti fa venire da vomitare Mario Kart. Tra l'altro, no, Scontro è incredibile. diretto sarebbe stato quello Ma contro la la cosa che in età più giovane, non da ragazzino perché l'ho recuperato dopo, il mio primo è stato Mario Kart 64, non mi faceva questo effetto. Adesso se ci riprovo è proprio vomito immediato. La vecchiaia, vedi, Sì, più sì, sì. abituato a tutti questi FPS. Va bene, tra l'altro in chat Peduzzi dice sto mangiando ora un Mac, io ho pensato al Mac, al computer, Al computer. su cui peraltro girava, ricordiamo, il gioco di Mario col backgammon, lo Yahtzee. Il Mac è in Nonostante grado di fare un sacco di calcoli. stia male, nel senso che il Mac sta male, non Peduzzi, lui lo mangia perché il Mac sta male, per No, lo terminarlo. sta mandando perché non vuole farlo più, vuole Esatto. porre fine alle sue sofferenze. Quindi Mario Kart 8 Deluxe va a vincere avendo battuto Dottor Mario per NES, Mario Maker per Strano. 3DS, Mario Kart 8, no, no, scusate, Mario Kart 7, Mario Rabbids, Mario Maker, Mario Kart 64, Smash Bros. Ultimate e Paper Thousand Dollar. La faccia che cazzo c'ha avuto un percorso difficilissimo sto gioco. Ma in realtà no, perché era troppo più forte di tutti. Sì, mandatemeli sti stronzi. Miglior Mario Kart di sempre poteva perdere nell'ambito del suo essere la migliore serie spin-off di Mario di sempre. Ma infatti, cioè, il punto di partenza era che al Sì, 90% avrebbe vinto un Mario Kart e quindi vince il migliore. scritto nella L'unica Star Rail. era se volevamo far, ma nessuno voleva farlo, ovviamente, che l'otto originale vinceva su DX perché comunque una versione ripetuta e corretta e ampliata, ma al di là di questo non è che c'era molto da discutere, cioè. Vabbè, vabbè, insomma è un po' come quando abbiamo fatto la battaglia dell'Apocalisse e c'era Mad Max Fury Road, dovevamo farlo entrare all'ultimo. Sì, ma un po' come che, quale fu quel momento? E poi alla fine c'era tipo Bloodborne, qual era? No, no, era quello, se non sbaglio Quella è stata è con in quella Battlefield. battaglia lì che abbiamo tenuto, cioè, coso, Fury Road non si è fatto il torneo, è entrato No, solo no, alla io mi fine. ricordo quella Quello è dei video. cinema, stiamo confondendo cinema e videogiochi. Io dicevo quella dei Bloodborne non videogiochi che ha c'era. combattuto contro Fury Road. O abbiamo fatto la roba, le cose più fighe degli anni 2000. Ma poi a un certo punto noi faremo la battaglia delle battaglie, dove tipo la Champions League, dove tutti i vincitori delle battaglie si sfidano a cazzo di cane con. Quindi ci sta Fury Sì. Road contro Mario Kart. Ma Preferisci comunque. guardare Fury Road e giocare a Mario Kart? In Bloodborne si è effetti, fatto comunque, il Fury torneo. Road, Mario Kart 8 Deluxe è una bella battaglia di mente, cioè Se veri gusci, robe, chitarre infiammate, cioè casino questa. non sbaglio, Bloodborne ha perso nella battaglia vinta poi da. Ma può essere Mario Galaxy Sì, da 2? Mario Galaxy, è vero, Mario Galaxy, è vero, Il c'era quella 2, roba lì. che entrava proprio era nel primo anno del decennio, una roba del Sì, genere. è Vabbè. vero. Io mi ricordo che ho sofferto come un cane quella roba. Qua ci sono state piccole sofferenze, però la fine era già scritta, dai. Sì. Va bene, ragazzi, è stato divertente. Spero anche per chi ci ha ascoltati, al di là dei momenti di buio. Ci sono stati dei momenti di. Allora, tu chi voti? 10 secondi di silenzio, panico. E le 50 sfumature di Mario Party che... Non solo di Mario Party, perché Mario vs. Donkey Mini a me ha impressionato che ce ne fossero così tanti, perché me ne ricordavo una certa proliferazione, ma non a questi livelli proprio di vergogna, devo dire. Immaginavo toccabili solo da Mario Party, usciti su più sistemi, più piattaforme, più robe. Sapevo essere infiniti, ma non mi aspettavo che la serie minore avesse Beh, fatto più ma lì numeri. il top è quello gratis, ma devi avere gli amiibo per giocarci. Quello è proprio il colpo da maestro. Domani tipo Nintendo Direct a sorpresa, Mario, Mini Mario e Donkey Kong annunciato Mi così. aspettavo su questo fronte più Picross. È vero, Sì, solo è un vero. paio.
Però perché hanno fatto i Picross senza Mario? A tema Mario, esattamente, perché hanno usato gli altri IP per continuare a... Quindi c'è il Picross di Pokémon, delle robe... No, poi ci sono proprio i Picross senza nessuna mascotta. Picross, puro Picross. È l'originale, seminale. Va bene, dai, possiamo concludere qua. Grazie a tutti quanti per l'ascolto, le chat diretta e non. Giuseppe, Gregory, Ugo, grazie. Ciao, mille. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.